Ci troviamo a Famiglia Nova, dove si trova il signor Bruno Gambini, che oggi compie 108 anni, un traguardo speciale, ricco di ricordi ed emozioni. Per questa occasione si è organizzata una festa. Noi di Fano TV siamo qui per condividere con voi il valore dell'età, del tempo che passa, che rende sempre più le persone scrigni di tesori straordinari da raccontare e da tramandare. Bruno è proprio la rappresentanza di una persona che è stata stimolata probabilmente adeguatamente per tutta la vita. È con noi da circa 10 anni, perché è entrato nel 2013 alla giovane età di 98 anni e oggi siamo qua a festeggiarne 108. Questo significa che sicuramente è una soddisfazione per tutti quanti, perché molto merito è suo e sicuramente una piccola parte di merito ce la prendiamo anche noi come realtà che quotidianamente cerca di dargli degli stimoli adeguati. In una società così concentrata sui social, quanto è importante invece farsi raccontare la vita? Beh, finché diciamo era un po' più presente, avevo questa possibilità ed era anche interessante farsi raccontare tutto da un punto di vista, diciamo, anche personale. Invece adesso c'è una difficoltà in più, però comunque rimane sempre un pezzo di storia per me. Tramandiamo quindi ai giovani l'importanza di farsi raccontare le storie dai propri nonni, dai propri genitori. Sì, certo, questo è importante sia con i nonni, sia nel mio caso un bisnonno, però soprattutto è importante tenerci finché si ha la possibilità di averli accanto. E questa cosa col Covid, peccato, non è stata possibile. Allora Bruno, come ci si sente a 108 anni? Molto bene. Bravissimo, è in forma, ancora la vediamo, è un giovanotto. Beh, insomma, come? Adesso voglio andare a dormire. Vuole andare a dormire? Mangiamo la torta adesso, facciamo i festeggiamenti per il suo compleanno? Ok. Lo fa un salutone a Fano TV? Salutiamo tutti i telespettatori? Guardi, è lì la telecamera. Mandi un bacione a tutti. Grazie. Un bacione a tutti, un salutone a tutti. Mua. Beh, intanto rinnoviamo gli auguri a Bruno che compie oggi 108 anni e ho avuto l'onore di festeggiare anche il 100° come sindaco. Si sa che quando si supera una certa età si ritorna anche più fanciulli e quindi c'è anche quella genuinità. Però Bruno ancora veramente in gamba per gli anni che ha e anche simpatico e quindi può essere anche una bella testimonianza allegra.